servitore dello Stato ha perso la vita un giovane uomo. Come si può spiegare, ma come si può accettare questa tragedia? Fare il poliziotto è un mestiere difficilissimo, a rischio. Le persone si devono ricordare quanto guadagnano queste persone, quanto rischiano, tantissimi le fanno con una abnegazione assoluta ed è davvero una tragedia enorme perdere la vita in quel modo. Però è anche l'occasione per tutti di riflettere di quanto sia importante la sicurezza del nostro paese, di quanta gratitudine bisogna esprimere alle donne e agli uomini delle forze di polizia e quanto lo Stato però deve anche investire di più, perché spesso si lavora in condizioni difficili, con turni usuranti, con mezzi materiali ed economici esigui, con personale ridotto, no? Quante volte si è parlato di un rafforzamento del personale che non è mai avvenuto a Napoli come altrove? Vedete quanti napoletani, quanti meridionali stanno nello Stato e nelle forze di polizia, quindi il mio pensiero va ovviamente ai familiari delle vittime. Per quanto mi riguarda ho speso da sempre una vita nelle istituzioni e so che significa fare il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, il poliziotto municipale, insomma servire lo Stato.